Coturno. Sì. Io non so, tipo, ragazzo da dolce, però, cioè, qualche volta ci sta. Che è cioccolato? Lavori di camera, mettiamo il cuore di nocciola. Minchia, ma non lo sapevo. Che dire, inaspettato, ma sempre una piacevole sorpresa. Nuovo pacco. Mi ero promesso, dopo tutti gli acquisti che ho fatto, di non comprare più. I saldi mi hanno fregato. Adesso unboxiamo i miei nuovi derby da Luisa via Roma, che poco prima dei saldi fece uno sconto veramente assurdo. Il brand in questo caso è Andemuli Mister. Era da tempo che o io o Mirko cercavamo un derby o boots di questo brand, soprattutto per testarlo, però fate conto che il prezzo è molto alto. Apriamo il pacco, abbiamo subito due sacche di Andemuli Mister. Fate conto che di solito ne danno una sola, molto interessante, molto figo, pure abbastanza capiente, cioè alla fine sembra tipo la padella del cuscino, no? Passiamo alle scarpe, la parte più importante. Sono giganti, adesso ci aggiriamo quasi sul chilo a scarpa, ora vi faccio vedere meglio i dettagli. Sai che mi ricorda davanti un po'? I boots di Balenciaga, no? Che hanno il nome qua davanti. La suola super caratteristica, figa. Pure abbastanza alti e belli chunky, come piacciono a me i derby. Li provo al volo, vediamo come fittano. Allora, questi sono derby on fit. Magari il pantalone si è leggermente sbagliato. Super comodi, cavolo. Onestamente parlando, questi potrebbero essere i migliori derby che ho, derby slash boots che ho nella collezione. Rapporto perfetto tra comodità e bellezza. Sì, assolutamente. Questo è il giacchetto di mercanzia, no? Sì. Messo oggi ad andare a commentare l'archivio di Soda. E adesso andiamo a mangiarci un panino dai ragazzi di Smash Tag. Che prendi? Bravo. Tega? Io mi salvo Smash Ping. Smash Tag? Dicono che questo dovrebbe essere il miglior Smash Burger di Roma, no? Così ci ha detto Sebastiano. Fate conto che mi pare nel giro di uno o due anni hanno aperto tre shop. Buona, però sta un po' freddata. Però c'è fame, sì, la pasta al panino. Questo è il panino. Non so quale sia. E questo è il mio. Dovrebbe essere il Liello, doppio smash, cipolla bianca. E poi non ricordo se c'è. Quindi andiamo a assaggio. Buono. Forse la cipolla mi dà un po' fastidio. Non sono super amante, infatti mi sono dimenticato di levarmela. Posso dire che forse è la miglior carne che abbiamo mangiato in un panino. Supera quello dico di music. Lo supera. Sì. A me spizzica. Questo sicuro? Si va, lo spizzichiamo. Porca paletta. Minghie. Buono. Si scioglie proprio in bocca. No. Poco burroso il pane. Domanda. Meglio di gasoline? Supera gasoline? O gasoline è più buono di Smash Tag? Smash Tag supera. Beh, forse sì, è vero. Ah, si lo vedi che se riconosce il mio, che ho preso il pink. Sì. Pink, yellow e brown. Bravo. Andiamo al messaggio del mio, che ho preso il pink, e mi sembra patate. Maionese dolce. Pezzo scavato. Bello schiacciato. Bello unto, sì. Vedo bello unto. Americano. Tutto buono. Miglior panino che abbiamo mangiato. Meglio dei Goody. Super Goody Music, appieni Goody. Quello di Goody non è smash. E la nota positiva di questo è che non ti allappa. Invece quello di Goody Music restava un po' secco, no? È un prodotto buono, un prodotto da fast food. Infatti anche il costo, nonostante sia un pochino più alto dei soliti fast food, secondo me ne vale la pena. Sì. Questo è il tavolo che mi dicevi, no? Sì, questo è il tavolo di Alissa. Il pesce con le plastiche pulite. Sì, no, lo schermo è stato realista. Le foto che vedete qua sono
sono stato in galleria quasi tutti. Questo è il trittico di Matthew Barney. Fece una serie di film, chiamavano Remaster, la cosa folle, fuori di testa, ogni film aveva riferimenti super sessuali, super esplicito, questo in particolare si focalizzava sulle scene all'interno di un hotel. Insieme al film e a tutta l'opera ci ha fatto pure ogni volta delle opere che siano pezzi di video, che siano quadri da rivendere, poi ci ha fatto le mostre. E quello dai tutti i forni, ha fatti 5 in 10 anni. Pensate se l'hai fatto. Botto, un boato. Sono trovato bene, mi piace come... come ha composto. A me piace molto questo. Si chiama Assaulting, perché questo se non sbaglio dovrebbe essere Galleria Speroni New York. Questo si chiama Quitka, questo per qua fa quasi tutti i dipinti topografici, questo dovrebbe essere Parigi. Lei si chiama, era una fotografa iraniana, si chiama Nashtin, questa è una foto famosissima, super simbolica. Lei iraniana ha lavorato, è regista e fotografa e ha lavorato quasi esclusivamente per documentare quello che succede in Medio Oriente, nell'Islam principalmente con la religione musulmana. La parte magazzino del locale è collegata anche a quella del bar, che però esteticamente... Beh, le foto di sì, una stavia, una tripletta... Sì, esatto. Poi è simpatica comunque come costruzione, magari vedi accanto ai dosi una bottiglia di cantiglione, una bottiglia di vino di là. Questo è appesa così, sembra un dirigibile leggerissimo, non mi auguro mai di prenderla in mano perché capita tipo 70 kg questa roba. Ma è aperta al pubblico? È aperto al pubblico nel senso che purtroppo, come ho detto, sono io là in negozio, vorrei farla vedere a chiunque quando è possibile, non si può fare, però questione di tempistiche, cioè, come al solito se qualcuno è interessato magari sa che abbiamo qualcosa in particolare o vuole vedere un po' come è gestito l'archivio, ci fa una chiamata in store, in genere meglio ancora manda una mail per chiedere se è possibile visitarlo, che sia qualche ora prima o una giornata prima, in genere di base chiedo. Io di qua perché in realtà è questo il luogo, quello dell'archivio. Come suddivisa solo esclusivamente per colori. Il richiamo è quello stesso che abbiamo un po' all'interno del negozio, cioè vedete sia roba che abbiamo anche dentro il negozio, ci sono dei pantaloni magari che abbiamo particolarmente come se quello di Archival, un paio di cose in Engineer Garments, l'highlight della collezione, il pantalone Bontal, quello là che ci è piaciuto tanto, la parte dell'archivio nostro è composto sia da prodotti vecchi, possiamo definire vintage, che sono magari quelli più CP Company, qualcosa Stone Island, insomma queste cose qua. Questo è un pezzone incredibile, abbiamo la collezione di Ostia, del sbaglio 1982. Sì, che poi recentemente ne hanno pure riparlato. Esatto, ne riesce spesso la storia come al per il Tela Stella, la leggenda narra che Ostia si sia messo a far frullare i teloni dei camion, le coperture sì, dei camion all'interno delle lavatrici con i sassi per raggiungere questo risultato. Questo in particolare che vedete ha la caratteristica di avere i colori invertiti rispetto al solito. Ho visto questo stesso identico prodotto, una cosa incredibile, l'ho visto anche troppato, nero, scolorito, quindi come questo diventa quasi un rosa, la taglia rosso, ma quasi rosato, quel nero è diventato un grigio, ragazzi, ma una bellezza veramente strepitosa. Questo parachute trench con le ghiacce da parachute. Prima vera collezione lanciata di Craig Green come Craig Green, che se non sbaglio era 2016. Questo è uno dei capi della collezione che ha fatto vincere il premio come miglior designer d'Inghilterra del 2016. Che poi in realtà pure a livello di prezzo, secondo me... è giusto, cioè ci sta proprio no, dentro. No, non è... Pensavo di più in realtà. A me piace molto anche il chiodo di Yamamoto subito prima. Sì, lo so, per con la zip Burgundy. Ancora non lo volevo tirar fuori. Anche questo è abbastanza recente in realtà. Bellissimo questo. Pensavo quasi da sfilare. Bello anche la zip con questo sì. Così io. Questa è una bomba. Poco più di 1000 penso. Cioè questo ti fa capire quanto... sia attuale la roba che mettiamo adesso. È sempre, ovviamente, sempre Massimo Ostia, questa è il CP, una delle primissime collezioni di CP, se non sbaglio dovrebbe essere presto un island questo addirittura. Davvero? Quindi dovrebbe essere 81-82, prima ancora di Isola di Pietra, prima ancora che lasciasse Stone Island. Comunque senti che qualità. L'ispirazione è chiara, sì. La giacca militare. Militare, sì. Attenzione sulle fibbie, perché secondo me è una delle parti più fighe di tutto, ovviamente col bottone d'osso. Questo è il bello del vintage, no? Sì. Cioè il fatto che abbia qualcosa da raccontare tramite slavature. Sì, e poi oltre a qualcosa da raccontare, anche il fatto che se tu trovassi un capo simile non sarebbe mai identico. No, esatto. Proseguiamo un attimo qua, che vedo qualcosina di un po' più recente. Un po' più moderno questo, ancora questo dei light di
Yield Wonder. Quello è molto bello. Quello. Questo si chiama Jean Paul Sartre. Tuo pezzo preferito? Tra tutti questi? Tutti. Questo o un capo che ancora dobbiamo vedere? Sì, che vedo, già lo stai adocchiando sicuramente. Non è questo. Non è come, è quello subito dopo. Stone Island. Vabbè, questi interliner di Stone Island così ad alveare è veramente... Porca miseria. Veramente spettacolare. Se venisse indossato probabilmente basterebbe poco per graffiarsi un po'. Certo, per certo. No, è anche bello. Però questo qua di CTG è sì. Super figo. Questo qui. Com dei primi 2000, tutto quello che vedete sì, tutto tra il 2003 e il 2006, 2007 di Com, un'opera spettacolare. Sì, cioè, non so da giallo. Sempre bowling shirt di Com di Fun, però veramente. Però quanto cioè, ad esempio pure i primi anni di Margiela, i primi anni 2000 di Margiela, c'ho pure anni 90. Ma idem CDG, e recentemente si prova a ritornare in quell'ottica lì. Tutto bello, sempre un po' più recente, secondo me, anche questo. Di Marcello, qua è tag, ovviamente, la sfilata. Difficile da mettere. Super tasso, difficile da mettere. Sai chi farebbe una cosa del genere, secondo me, adesso? Valenziano. Rivediamo un po' le graficone, esatto. Un po' di HL, sì, un po' queste cose qua. Vince questi CP, fa paura, oh. Più recente questo rispetto a quelli che avete visto prima, è dei primi 2000 in realtà. Tra l'altro il bottone di CP Company ti permette di dargli una data, ovviamente, 992, sì, 92. Che la collezione è quella del 92. Non è capito questo? No, questo è un custom fatto in Giappone. Si chiama 999 Project, 999 scusami, Project, perché ne aveva fatti appunto 999. La cosa bella è che sono tutti Levi's, sono scelti, sono praticamente tutti made in USA, tutti tra fine 80 e primi 90. Ce l'aveva già un po' anticipato. Io copro qua forse. Ce l'aveva un po' anticipato. Per Mutlang. Cioè questo fa veramente paura. Forse è uno dei... Che materiale è? Mi sa nylon, no? Sì, ripstop, sì. Mi sa pure. Penso sia dei primi 2000 anche questo. Penso sia del 2002-2003. Ne ho un altro molto simile di Final Home. Ah, eccolo qua. Perché questo riprende tutto il concetto di Final Home di Kimura. Questo penso sia dei primi anni 2000. Okay. Anche se Final Home, il suo apice penso ce l'abbiamo avuto più della fine degli anni 90. Solo davanti c'è la parte, diciamo, il nylon. E... Sì, esatto. Il retro è tutto il lato, il retro è tutto il mesh. Cioè generalmente, questa ha molto una funzione estetica. Molto spesso le parti vengono cambiati, i materiali vengono cambiati per seguire alcuni sposti movimenti del corpo, vero. Per facilitare magari la reazione. Cioè magari ciò che prima era funzionale adesso è diventato un qualcosa di super figo. Puramente estetica. Sì. L'ultima cosa che voglio far provare, voglio far vedere allora ragazzi. Questo maglione di Miyake di fino al mio tempo. Oddio, se questo ce l'avevamo visto però. Appena avevamo aperto l'avevamo messo in negozio. Allora, per qualche mese. Non era proprio un annetto che non lo ritiriamo fuori. È stato... praticamente l'inventore di questa tecnica per poter tessere la lana così che fuoriesce, sembra quasi, chiamo 3D knit, ma sembra quasi veramente stampato in 3D. Bellissimo, super croppato. Tra l'altro la lana, ragazzi, si è mantenuta troppo bene. Nobit è bella, bello il materiale che è fatta. Vi farei vedere le scarpe, ma mi sa che... è un po' complesso. Ci perdiamo un po' troppo qui, tempo. Solamente dando un occhio. Wow. Dici così senza ce la tiri fuori la scarpa più rara. Abbiamo una... questa qua, che la vedi qua, secondo me che è la 1.0 di Don Sachs. Tutte le scarpe sono tutte anche queste di repertorio da Kio. Ok. Basta, ci passa un po' di sordina perché davanti sembra una cosa normale. Con The Garçon Junior ovviamente. Dentro tutto rosato. Che figo. La cosa più divertente di tutto ovviamente è il moto. È un vestito? No, è un abito con l'esterno, con shell. Questa cosa è una figata, veramente è una figata assurda. Non posso. L'archivio è stato visionato. Bravi ragazzi. Penso quanto sarà divertente vedere un video tra 10 anni che tu rivedi sti pezzi che magari tra 10 anni saranno ancora più rari. Adesso ti ammazza che bellezza. Grazie mille. Un piacere ragazzi. A entrambi. Di nuovo. Ci vediamo presto. Ci vediamo al negozio. Allora, siamo qui con Seba. Sì. Non ci vediamo da un bel po', da quando stavo su a Milano, no? Sì, 3 settimane? No, forse di più, anche un mesetto. Un mesetto? Sì. Toast di pesce spada con mostarda di fico. Ah, sembra prosciutto cotto, non sembra... L'ho pagato per pesce spada, poi speriamo. È buono. Milano è mafioso. Piacere, Gianmarco. Sebastiano. Oh, bello, bravo. Attenzione.
Ciao. Questo è il tuo. Fa vedere che è coppato con noi. Shisha. 148 euro. Abbiamo preso uno spermatino di calcio come antipasto, come intreccio, molto bello. Molto buono. L'assaggiate? Il formatino di calcio. Buono. Buono. È total black. Buono. Che ne pensi? Ci ho preso. È buono. Siamo tornati a stringere amici insieme a tutto il team con Seba, Fede, in aggiunta stavolta, però non c'è Rosario, no? Voto ristorante è sempre 9:30-10, il ristorante è top. No? Questa è quella che ho preso io l'altra volta. Buona, eh? Bravo. Allora, voto a Mirko, voto a Mirko. Mirko. Voto a Mirko. 10. No, 9 meno meno 10. Sentiamo gli auguri del ragazzi, buon anno. Ciao Fede, ciao. Brody, guarda questo che Brody. Se vediamo l'anno prossimo. Tra due giorni, se vediamo l'anno prossimo. Finito il 2023, adesso siamo nel 2024, facciamo un piccolo recap dei migliori acquisti che abbiamo fatto quest'anno, diciamo quelli che sono stati più utili e quelli che abbiamo utilizzato di più. Direi di cominciare subito io con la camicia che ho utilizzato di più, che è questa qui di Nanamica, presa diciamo a fine estate ma indossata fino a poco tempo fa. La particolarità è che ha questi bottoni a pressione, quindi la rendono molto divertente poi da utilizzare, è molto facile da portare. Poi quelle magliette vintage, come dite, vintage single stitching, che siano diciamo indossate sia quindi con la stampa frontale oppure girate come piace a noi. Questa qui di Elvis Presley solo per la questione lavaggio e del fatto di come la si vuole girare. Grazie ai ragazzi di mercanzie comunque abbiamo trovato altre magliette diciamo intorno agli anni 90 molto carine. Poi passo a uno dei capi diciamo più chiacchierati del mio 2023, che è il maglione Devil Squad. Penso l'avrò fatto vedere almeno una quindicina di volte. Il taglio è abbastanza diciamo moderno, con questa forma un po' pulita, lo ha reso secondo me iconico all'interno del mio armadio. È diventato un capo veramente utile a qualsiasi tipo di situazione. L'ultimo capo che voglio passare a livello di vestiario è il mio Vuciate, comprato diciamo a fine 2023, però si è rivelato il pantalone diciamo il mio pantalone preferito d'eccezione a livello di costruzione, taglio e qualità. Il fatto comunque del colore e dei dettagli veramente curati al minimo particolare, super prezzo. Passo quindi a un accessorio dalla parte Mirko e dalla parte Alessio. Ne abbiamo pescata una molto molto interessante quest'anno, che è questa qui di Elliot Mill. Quando siamo andati a Copenaghen, su qualsiasi outfit a quanto pare sta bene, e facciamo in realtà veramente difficoltà a trovarne altri di questo genere a fare il mio. Poi non voglio più parlare del mondo dell'abbigliamento, ma parlo di una passione mia personale che ormai me la sto portando da quanto? 4-5 anni. Sono molto affezionato ai vinili perché è come se fosse un ricordo per me. Principalmente è Mac Miller, che è uno dei miei artisti preferiti, e Cycles era l'ultimo tassello che mi mancava della sua discografia. Ed infine il 2023 mi ha regalato questo tassello che mi mancava, che è My Beautiful Dark Twist di Kanye West. Era ciò che serviva, diciamo, il mattone quello vero per costruire la casa era una Beautiful Dark Twist. Ah, poi mi sono dimenticato l'ultimo item, che sono le Oka,
queste qui. Però devo dire, un'ottima alternativa. L'ho indossata veramente un bordello. Secondo me è uno dei migliori acquisti tra la top 3, dai. Questa sarà già il primo. E ho finito, diciamo, il mio recap. Faccio parlare Alessio in questo caso. Adesso è il mio turno. Ammetto che il 2023, soprattutto per me, è stato molto impattante perché ho provato diversi stili. Iniziamo con forse uno dei migliori acquisti di quest'anno. Questo maglione di Bert Knuckles. Ha un fit veramente, veramente figo. Mi piacciono un sacco i dettagli di stress sulle maniche, sul colletto e anche sulla parte finale. Poi passiamo alla mia overshirt preferita, che è questa qui di Breed Indigo. A me piace un sacco il brand, mi piace un sacco il loro aesthetic sul mondo militare, su American Japanese. Qualità veramente assurda, fit leggermente crop, maniche lunghissime, cosa che a me sui top piace veramente, veramente un sacco. Adesso passiamo al mio denim preferito, è l'Acne Studio 2021M, che è un relaxed flared, leggermente baggy sulle cosce, poi si apre leggermente di più con i derby e con i boots. Sta veramente bene. Anche un'ottima alternativa all'Acne Studio, un altro brand, lo fa il che a Mirko. Un'alternativa a questo è sempre l'Acne Studio 2021M, però in colorazione vintage black. Poi abbiamo un gift dei ragazzi di mercanzia, questo bomber jacket degli anni 60, credo, zip talon, se no non è indossabile. Cercavo proprio un capo vintage di questo genere. Questo è un capo veramente indispensabile, secondo me sicuramente nel 2024 lo metterò un sacco di volte. Poi passiamo al derby di Ori New York. Sinceramente superano le altre, che sono i BOT. Mi sto un sacco innamorando di questo mondo di derby, puls. Molto fiero anche delle Margiela, che sono queste qui. Poi passiamo a un giacchetto che ho preso quest'estate a degli Uberti di Sunflower, che molti mi hanno chiesto. Me lo portai a Copenaghen, faceva leggermente freddo quando andammo lì. Molto in fissa con Sunflower, anche Mirko, difatti stiamo acquistando sempre più roba, come la camicia che presi a Copenaghen, che è molto simile a questa qui di Dinamica. Continuiamo con il mio pantalone preferito del 2023, mi ha trovato Mirko. Cioè non riesco a descrivere un pantalone del genere, fit super wide. La qualità del sartoriale è veramente, veramente alta. È comodissimo perché ha l'elastico in vita. Best sorpresa 2023. Continuiamo con un magazine, quindi ci distacchiamo un po' dall'abbigliamento. Quest'anno mi ha aiutato veramente un sacco, che è questo magazine di Lightning, che quest'anno mi ha insegnato un sacco di cose sul mondo vintage, su come funzionasse. Sicuramente nel 2024 ne cercheremo altri, sui giacchetti militari, anche sul workwear. Sì, Instagram dà una mano, però i magazine sono di un alto livello, secondo me. Speriamo che questo 2024 lo condividerete con noi. Sicuramente vi porteremo qualche brand vestito di nicchia. E niente, ciao. Siamo qui per Roma Cremonese, partita di Coppa Italia. Partita un po' mid, però così, giusto per ritornare allo stadio, no? Sì, ci siamo.